Ok ragazzi, nuovo episodio, oggi una domanda particolare che ci è arrivata su Instagram che ci faceva piacere condividere con voi, ossia c'è un momento, un punto durante una fase di finizione, siamo in estate quindi tutti logicamente vanno a pensare alla fase di finizione, c'è un momento in cui le calorie sono troppe poche? Perché questa domanda? Perché abbiamo già parlato dei processi di adattamento per cui il nostro corpo si adatta gradualmente all'input calorico che gli somministriamo. Quindi sostanzialmente quello che è il metabolic rate o il nostro output energetico gradualmente diminuisce. Ecco, c'è un punto in cui le calorie sono talmente basse, il nostro corpo va a deprimersi così tanto che raggiungiamo lo stallo ed è veramente troppo. Ecco, sicuramente la risposta è sì. C'è un punto in cui non conviene andare, c'è una specie di punto zero, punto di non ritorno se vogliamo, in cui il nostro corpo si troverà in una situazione semplicemente troppo lontana dalla fisiologia, semplicemente insostenibile. Allora butterà a terra tutte le armi di adattamento che ha a disposizione e semplicemente si arrenderà. Vediamolo in questo modo. Cerchiamo di capire esattamente che cosa avviene nel pratico. Ora, come abbiamo detto, man mano che noi diminuiamo le nostre calorie, il nostro corpo avvia una serie di adattamenti per andare semplicemente a mantenere l'omeostasi, quindi si adegua a questo nuovo input energetico. Se sto a 2500 calorie e scendo a 2300, dopo un certo lasso di tempo il mio corpo si troverà a spendere 2300 calorie, perché c'è una variazione di quello che lui effettivamente spende, di tutti i processi che lui va pian piano a ridurre e sopprimere. C'è una regolazione ormonale che permette di diminuire tutto questo output energetico e anche una diminuzione del NEAT, ossia di tutte le attività che facciamo inconsciamente e che ci portano a bruciare calorie, quindi prenderemo l'ascensore piuttosto che le scale, cercheremo di stare più seduti, eviteremo gli sforzi, e questo molto a livello inconscio. Ora ricordiamoci sempre però che il nostro corpo ragiona come se fossimo ancora dei primati, se fossimo un ambiente ostile in cui ci sono e possiamo incontrare delle fasi di carestia, e questo se all'epoca era sicuramente un grande vantaggio perché permetteva la sopravvivenza della specie, attualmente possiamo dire che in un certo senso è uno svantaggio perché siamo in un'epoca in cui in realtà c'è una sovralimentazione, quindi un'abbondanza calorica per l'Homo sapiens. Ecco, quindi che cosa succede? Che quando il nostro corpo inizia a percepire che ci sono veramente troppe poche calorie e ha già stoccato gran parte delle riserve adipose, si troverà a un certo punto in cui siamo scesi troppo, lui la percepisce come una fase di carestia e vuole mantenere comunque intatto quell'ultima riserva di tessuto adiposo che ha. Ora, quest'ultima riserva, al di là del grasso minimo essenziale per sopravvivere, ossia quello che è indispensabile per gli organi per funzionare, è rappresentata anche in parte dal grasso ostinato, ossia quel grasso che ha una proliferazione dei recettori alfa che quindi il nostro corpo tiene come ultima risorsa, che tendenzialmente è l'ultimo grasso che vedete che se ne va durante una fase di definizione in cui arriviamo a BF molto molto basse, che, ripeto, e sia chiaro, sono assolutamente sottofisiologiche. Ecco, prima di andare a intaccare questo tessuto grasso, che cosa fa il nostro corpo tendenzialmente? Andrà a prediligere l'utilizzo delle proteine del tessuto muscolare come substrato energetico. Questo perché banalmente abbiamo già visto che ha diminuito tutto l'output, quindi tutta una serie di attività che noi facciamo, quindi in altre parole per il nostro corpo il tessuto muscolare, visto che ce ne facciamo relativamente poco, è molto più sacrificabile rispetto a quest'ultimo tessuto adiposo che deve essere utilizzato e stoccato soltanto a fronte di una vera e propria emergenza, quindi come ultima spiaggia. Ecco, quindi a questo punto, quando scendiamo così tanto di calorie, vuoi per la BF bassa, vuoi perché l'input energetico è veramente basso, il nostro corpo inizierà a stoccare e utilizzare il tessuto muscolare e quindi ci sarà il famoso catabolismo che tanto temiamo, quindi andremo a consumare massa magra e perdere tessuto muscolare. Ora però non bisogna allarmarsi, nel senso che livelli molto bassi di BF possono essere raggiunti anche a salvaguardia del tessuto muscolare. Ed ecco quindi dei consigli per poter far fronte a questa situazione. Il primo consiglio è quello di dare un chiaro segnale al corpo che il tessuto muscolare è fondamentale, quindi manteniamo un buon livello di attività fisica, un'alta frequenza di allenamento, un buon volume di allenamento e eventualmente, se vogliamo creare tanto deficit, sfruttiamo anche del cardio. Quindi piuttosto che diminuire le calorie, inseriamo del cardio, dell'attività cardiovascolare. Il secondo consiglio è quello di mantenere il tessuto muscolare in un ambiente anabolico, quindi il più possibile ricco di glicogeno. Ora, per far questo semplicemente possiamo inserire dei refeed, quindi non scendiamo troppo di carboidrati, e anche se scendiamo nell'arco della settimana prevediamo uno o due refeed glucidici in cui tutte le calorie vengono date in favore dei carboidrati, quindi banalmente mangerò riso e aminoacidi essenziali oppure gallette, patate dolci e aminoacidi essenziali, in modo che l'input calorico non sarà troppo alto ma andrò a
dare una bella botta di carboidrati, questo favorirà l'uptake da parte del tessuto muscolare, che si riempirà di glicogeno e in questo modo vivrà un ambiente più anabolico e il corpo di nuovo lo riterrà molto più essenziale. Ed ultimo punto che possiamo sfruttare è quello di inserire nelle ultime fasi di cut come fonte glucidica della frutta. Perché questo? Perché il fruttosio viene immagazzinato nel fegato piuttosto che nel muscolo, ma in questo caso è un qualcosa di positivo, perché il livello di glicogeno epatico è il primo marker, il primo feedback che il nostro corpo riceve su quella che è la scarsità energetica. Quindi, in poche parole, se il fegato è più ricco di glicogeno, il nostro corpo sarà un po' più restio a avviare tutti i processi di glicolisi e quindi di catabolismo muscolare, perché in fin dei conti il nostro corpo dalle proteine, dagli amminoacidi, va a togliere il gruppo amminico e ottiene del glucosio. Quindi sostanzialmente questi sono tre consigli che possono essere utilizzati. Se devo darvi un numero, se proprio ci tenete, il mio consiglio è quello di non scendere mai, mai sotto le 15 calorie per chilo di peso corporeo, che vuol dire che una ragazza di 50 kg non dovrebbe mai scendere sotto le 750 calorie, ma credo che sia assolutamente lapalissiano. E d'altro canto un ragazzo magari di 70 kg non dovrebbe mai scendere sotto le 1000-1050 calorie. Ecco, se vedete che per scendere ulteriormente di BF dovete sacrificare ancora più calorie e state andando in quella direzione, o aggiungete del cardio per creare deficit, oppure impostate una fase di reset metabolico, quindi una recovery o una reverse diet, per aumentare il vostro metabolismo. Potete impostare una fase di stop, quindi un break diet. Ci sono tantissime soluzioni che potete utilizzare per cercare di uscire da questa situazione e riavviare successivamente tutti i processi di dimagrimento. Però se volete che mi addentri in quest'altra tematica, allora scrivetelo qua sotto nei commenti, e per il resto vi mando al prossimo episodio.